Ciao ragazzi, oggi vi mostro tutta la mia collezione di manga variant. Se ancora non sapete cosa sono le variant, ve lo spiego molto facilmente. Sono degli artwork alternativi alle copertine dei manga. Esempio pratico, qui abbiamo One Piece il numero 1 della serie blu. Questa è la versione regular che si trova in qualsiasi numero 1 di One Piece. Questa invece è la variant di One Piece Gold del 20° anniversario. Questa si poteva ottenere a Lucca Comics. Cosa cambia? Cambia ovviamente l'artwork e molti collezionisti prendono queste variant anche per il suo valore. Ad esempio, ci sono certe variant come questa di One Piece Gold che aumentano di anno in anno il suo valore. Qui si può vedere il suo prezzo. 5,90. Ecco, io la virgola adesso la dovrei spostare dopo i 90. Infatti questo sta sui 590€, 600€, e potrebbe ancora aumentare. Per questo ci sono molti collezionisti di variant. Di variant ce ne sono molti tipi. C'è la classica, dove c'è appunto l'artwork direttamente nel manga, come questa Discovery Edition di Chainsaw Man. Poi ci sono le cover, dove si può sfilare. Ecco, questa è una sovracoperta. Questa è Demon Slayer 23, molto bella come ultimo volume avere questa variant. Poi ci sono le variant come quelle di One Punch Man, dove si sfila la sovracoperta, appare il disegno completo a puzzle e tanto altro. Allora, io di variant ne ho molte, però io acquisto solo quelle che mi interessano oppure con le serie che seguo. Posso andare fiero anche per dire che io colleziono tutte le serie manga dal primo volume all'ultimo, infatti mi fa più felice completare la serie. Come ad esempio io ho qui il volume 6 di Yotsuba, ecco, questo per trovarlo ad esempio è più raro di una variant, ci ho messo ben 9 mesi a trovarlo, ho telefonato a gran parte delle fumetterie italiane e alla fine ci sono riuscito. Ecco qui il volume e così potrei avere adesso tutta la collezione completa di Yotsuba. Ok, iniziamo pure con questo video. Queste sono tutte le mie variant della mia collezione che oggi andremo a vedere. Iniziamo subito in grande con la variant di One Piece Gold del 20° anniversario, rilasciata a Lucca Comics del 2017. Parere mio, questa la reputo la variant regina. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra variant regina. Inoltre qui ho anche la cartolina. Poi c'è anche la Silver, la sua gemella. Molto bella anche questa. Proseguiamo sempre con One Piece. Questa volta è una variant giapponese del volume 104. Questa variant è stata rilasciata dopo aver rivisto il film di One Piece, film Red. Non è finita qui di One Piece. C'è anche la Celebrate Edition. Dentro, oltre ai manga, troviamo il bracciale e la pergamena. Qui abbiamo il volume 100 variant. Poi abbiamo il volume 98 e il 99 che formano questo disegno. Da One Piece passiamo a One Punch Man. Questa è la Discovery Edition del volume 1. Molto bello come disegno. Passiamo poi al volume 19, 20 e 21 che formano un unico disegno. Inoltre le copertine, se si slittano, formano un altro disegno completo. Ma non è finita qui, anche dietro appare un altro disegno a puzzle. Poi ci sono le variant del volume 22, 23 e 24, anche queste formano un disegno. Stessa cosa delle precedenti, se si slitta fanno un altro disegno completo. Dopo ci sono le variant del volume 25 e 26 e c'è anche la Christmas Variant Edition di One Punch Man.
della Variant Christmas Edition c'è anche quella di Bleach. Sono tutte e due ancora imbustate. Passiamo a qualcosa di più scintillante. Questo si può avere solo con la prima tiratura di Oshinoko, con in allegato la Meet Your Idol Card, dove potete fare le vostre foto. Di Oshinoko ho anche la variant francese del volume 6, bellissimo questo artwork, con allegato l'illustration book, molto bello. Poi abbiamo Chainsaw Man, la Discovery Edition del volume numero 1, ecco come si compone. E poi abbiamo la variant del volume 12 con questa bellissima sovracoperta metallizzata. L'interno è solo un volume verde, ecco. Faccio vedere la copertina completa. Bellissimo. Poi passiamo a Kaiju Number 8. Questo è il primo volume normale. Qui abbiamo un allegato dei regalini. Questo invece è la sua variant. Faccio vedere la differenza. Qui luccica tutto. Poi abbiamo anche questa qui, dove il kaiju è ruvido, ci sta tutto. Poi abbiamo la variant del volume 5, questa è bellissima, tra le mie preferite. Questo è come il disegno completo, adesso la apriamo completamente, che è ancora più bella. Eccolo qui, che dire, bellissima, eh. E di kaiju ho anche la box, eccolo qui. Beh, di kaiju ho molte cose, ecco. Nella mia collezione ho anche la fashion variant di Jujutsu Kaisen 1. Passiamo poi alla Steel Box Collection, dove c'è Fullmetal Alchemist. Qua c'è la variant che a me piace un sacco. E poi non è finita qui, in questa steelbox abbiamo la calamita e questa cartolina. Che dire, molto bella anche questa. Questa è tra le mie preferite, se non la mia preferita, dove c'è Toru con la luna, bellissima. Questa è una variant tra la J-pop e Mangayo, bellissima. Poi di Kobayashi Maid Dragon ho anche questa variant, con lo sfondo giallo. Proseguiamo poi con Blue Period, bellissima questa variant. Qui c'è ancora la cartolina in regalo di Tokyo Revenge, molto bello. Poi abbiamo questa variant di Dragon Ball Super con Trunks del futuro, ci sta. Poi ho questa qui di Iki Tosen. Un giorno mi sveglio di scatto e mi dico: ma aspetta, io ho una variant di Iki Tosen. Infatti l'ho cercata, era messa un po' dietro a tutto. Ed eccola qui. Questa è una variant speciale per l'anniversario della J-Pop. Molto bello come serie e come variant. Poi abbiamo Friern. Questa è una variant esclusiva del Pop Store. Infatti c'è scritto variant cover a tiratura limitata per Pop Store. Di Freer ho anche questa qui. Poi passiamo a Komi. Di Komi ho questa bellissima variant con anche, vedete qui, c'è anche l'effetto della neve. Bellissima. Questa è una collaborazione con J-Pop e poi Games Academy Funside. Passiamo adesso alla Discovery Edition di Boruto. Le Discovery costano tutte un euro. Poi ho questa variant di Undead Unlock. Questa qui di My Dress Up Darling, che non l'ho mai aperta, edizione speciale, contiene una doppia jacket e shikishi esclusivo, ci sta.
poi di Tokyo Revenge ho questa qui, la variante del primo volume. Ho anche la variant di Made in Abyss, questa è stata rilasciata per Lucca Comics del 2022, mentre che io ero in Giappone. Questa è la Diary Variant, questo è come si compone il volume. Perché Diary Variant? Perché è come un diario. Inoltre, se la apriamo dall'altra parte, c'è questa bellissima mappa dell'abisso. Ho anche qualcosa di cavalleresco come The Seven Deadly Sins, la sua limited edition dell'ultimo volume, dove in allegato c'erano i patacchini con i personaggi principali della serie e un fantastico art book con alcune illustrazioni della serie. Di limited edition ho anche il volume 30 di Fairy Tail, dove era allegato con il Sorcerer, ovvero il magazine che si vede anche nella serie, pieno di immagini, curiosità, e ci sono anche delle piccole storie tra i personaggi principali della serie. Ho anche My Hero Academia Variant numero 30, questa è la copertina. Questo è il volume, molto bella anche questa. Poi passiamo a Orimiya. Orimiya è una serie molto bella. Qui abbiamo il volume 16 Special Edition Cover più Memorial Book. Passiamo a qualcosa di colossale, ovvero l'attacco dei giganti. Questa è la Limited Discovery Edition, come ho detto è sempre un euro la Discovery Edition, dove qui si può vedere il gigante colossale. Poi abbiamo l'attacco dei giganti 33, dove c'è lo Short Stories 4, questa è una speciale limited edition. Poi abbiamo questo qui, l'ultimo volume, dove contiene anche qui la Short Stories 5. E poi abbiamo la variant del volume finale con appunto anche il libretto di Beginning. Vi faccio vedere un po' Beginning. Questi sono gli schizzi prima di iniziare la vera e propria storia. In allegato c'è anche questa cartolina con un bellissimo disegno dei tre personaggi principali dell'Attacco dei Giganti. Concludo con le mie due variant di Demon Slayer, questa è la cover variant del volume 13, con in allegato questo mini Shikishi. Ed infine abbiamo questa cover variant dell'ultimo volume, ovvero il 23, con questo mini Shikishi. Adesso apriamo questo volume, sotto c'è la versione regular, e questa è la cover variant completa, molto carina. Come chicca finale vi mostro tutte le uscite speciali di Demon Slayer, incominciando con il volume 7 e questi sticker. Poi passiamo al volume 10 con questi segnalibri in PVC. Come vi ho fatto vedere, poi si passava al volume 13 con la sua cover e il mini Shikishi. Poi il volume 20 con le cartoline di pregio. Poi c'era il volume 21 con questi stickers, il volume 22 con il libretto speciale e poi ci sono anche dentro le fantastiche spillette che adesso vi mostro. Eccole qui, spillette. Ed infine, quello che vi ho già mostrato, l'ultimo volume cover variant con i suoi mini Shikishi. E così si conclude questo video. E questa era tutta la mia collezione di manga variant. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!